Benvenuti nella Biblioteca di Pandora. Oggi siamo con Victoria Shilova, che è leader di un'associazione pacifista ucraina. Vogliamo che lei ci spieghi di che cosa si occupa la sua associazione e come lei vorrebbe migliorare la situazione della popolazione del suo paese. Innanzitutto vorrei chiedere a Enrico Vigna, che è presidente dell'associazione Iniziative per Verità e Giustizia, CVG, e chi è Victoria Shilova e di che cosa si occupa in breve. Ecco, abbiamo invitato all'interno delle attività di informazione e solidarietà con l'Ucraina e la Novorossia Victoria Shilova, perché lei è leader di questo movimento contro la guerra, questa guerra fratricida che c'è nel Donbass e in Ucraina, e con il movimento Antivojna come centro informazione per l'Ucraina abbiamo fatto un gemellaggio con una serie di progetti sia di informazione che di solidarietà sulla base delle richieste che Victoria ci ha richiesto rispetto alla situazione di là. I progetti che abbiamo messo in campo, di cui uno è questo libro che abbiamo fatto insieme a Victoria e a Natasha Popova, che sono le lettere e i disegni dei bambini sotto le bombe, infatti intitolato Sotto le bombe, fa parte di uno dei progetti che abbiamo con Victoria, che è il progetto con la scuola di Gorlovka. Poi abbiamo un progetto con le vedove di guerra, le madri dei soldati, di cui si occupa Victoria, che è il progetto Corridoi di Pace. Poi abbiamo messo in campo un progetto con gli avvocati e i giuristi democratici rispetto alla situazione dei detenuti politici e di prigionieri di guerra in Ucraina. Abbiamo in progetto altre iniziative di informazione e soprattutto di solidarietà per concretizzare questo gemellaggio che abbiamo col movimento Antivojna di Victoria Shilova, e questo è il primo passo, questa venuta di Victoria in Italia per poter raccontare la verità sulla guerra dell'Ucraina. Benissimo, allora Victoria, io vorrei chiederti cosa è successo negli ultimi 2 anni in Ucraina, ci puoi dare la tua versione dei fatti di quello che è stato il golpe di piazza Euromaidan e quali sono state le sofferenze della popolazione ucraina? Несколько сот детей и подростков погибло на Донбассе под бомбами. Molte centinaia di bambini sono morti sotto le bombe. Практически все пожилые люди, ну старики. Maggior parte sono anziani. Сейчас не могут купить нормальную еду, не могут одеться и не могут заплатить за квартиру. Non possono comprare del cibo, non possono comprare dei vestiti. Только 5 семей олигархов, очень богатых людей. Solo 5 famiglie benestanti. Которые управляют всем и занимаются коррупцией. Che si occupano di tutto e della corruzione. E Victoria, tu come valuti che sia stato il ruolo della Russia in tutto questo periodo negli ultimi 2 anni? È stato un ruolo fondamentalmente positivo riguardo a questa crisi in Ucraina? В эти 2 года как выступила Россия против кризиса? Мы были с мамами солдат ВСУ на Донбассе. Loro erano con le madri dei soldati in Donbass. Разговаривали с Захарченко. Parlavano con Захарченко. И мамы могли посмотреть, есть ли русская армия или нет русской армии на Донбассе. Le madri potevano vedere se c'erano o non c'erano l'esercito russo, i soldati. Mamy приехали и сказали, что русской армии на Донбассе нет. Sono tornati dopo il loro paese e hanno detto che non ci sono soldati russi. Да, есть добровольцы и с той, и с другой стороны, и русские, и поляки, и белорусы, но никакой армии нет. C'erano i volontari di paesi diversi, però non c'era alcuna armia, esercito. Ну, например, в том же батальоне Азов воюют поляки, литовцы, белорусы и даже русские. Nel gruppo Azov ci sono altri soldati di diversi paesi, però non ci saranno добровольцы. Конечно. Comunque sono volontari. И, например, власть Украины не скрывает, что пригласила 300 инструкторов из США из НАТО. Comunque l'Ucraina non nega che hanno invitato 300 istruttori dall'America. Да, и они приехали убивать людей из Донбасса. E sono venuti per uccidere la gente di Donbass. Мы категорически против этого выступаем.
Loro sono completamente contrari contro tutto questo. Поэтому мы хотим, чтобы Европа увидела, что власть в Украине это не украинский народ. Per questo vogliono far vedere all'Europa che il governo ucraino non sono ucraini. Это марионетки, не просто американские. Sono delle bambole a filo. Ecco, per concludere questa nostra chiacchierata, Vittoria, tu ti senti di fare un appello all'Europa perché in qualche modo aiuti l'Ucraina? Да, я хотела бы обратиться к европейцам, чтобы они через свои правительства. Vuole rivolgersi all'Europa che con i suoi governi. Призвали к ответу власть Украины за войну. Che risponda alla guerra in Ucraina. Спросили за те миллиарды долларов, которые были выделены Украине. Che tutti i soldi che viene stato dato all'Ucraina, tutti quei miliardi di dollari. И прислали в Украину независимую комиссию по расследованию военных преступлений этой власти против украинского народа. И прислали специальную комиссию. Una commissione speciale. Для расследования военных преступлений. Nella ricerca degli attentati di guerra. Украинской власти против украинского народа на Донбассе. Del governo ucraino contro il popolo ucraino in Donbass. Ho capito. Grazie, Vittoria. Grazie.